Salve a tutti, noi siamo Piddu e Nidio e oggi siamo in compagnia di Porchi. Abbiamo i nostri soliti ospiti, Massi. Special guest, ma che ho? Le nostre special guest, sì. Massi e Cosi. Oggi facciamo il gameplay del bellissimo e famosissimo Narnia, il leone, la strega e l'armadio. Sì, è Risi. Sto per leggere la piramide. Ora, noi lo prendiamo tanto in giro, obiettivamente è Risi con Junior, ma lo prenderemo in giro fino alla fine. Chi l'ha portato? Dillo, chi l'ha portato? Dillo, ne va anche fiero. Abbiamo già posizionato i territori della strega. In questo gioco noi non ci attaccheremo a vicenda, siamo molto amichevoli, ma attacchiamo solo la strega. E adesso dobbiamo pescare a turno i gettoni, quelli della di Peter. Ci toccheranno tre territori a testa. Vai, parte Cosimo. Pesca due personaggi. Quindi forza 2. Valore 2. Dove lo collochi? E ci mette sopra una bandierina del proprio colore. Giallo. Piddu. Miau. Continuiamo così e ci aggiorniamo dopo. Ci riaggiorniamo dopo. Ora, mentre siamo nella pausa caffè. Miau miau. Inizio io perché sono l'ultimo che ha posizionato la propria bandierina. Pesco una carta che non ho mai visto in vita mia, quindi la leggo. Il giocatore che ha pescato la carta ha diritto a prendere subito un'armata di rinforzo. E la posiziono... Dove c'è già un 2? No, la posiziono al campo di battaglia. C'è anche lì un 2. E decido di attaccare questa bandierina bianca con la mia da 3, ovviamente. No. Il giocatore che attacca fa 5-5-1, il giocatore si difende e fa 3. Okay. Perciò ho vinto palesemente. Si toglie la bandierina e questo se ne va a farsi friggere, la bandierina torna qua e io mi sposto quello da 3. Questo qua rimane senza niente, però tanto la bandierina vale come un'armata da 1. Quindi tocca a Cosimo, è pescato e l'ha messo lì, gli è andata più che bene direi. La strega in realtà ci batterà tutti e noi perderemo. Non ha bandierina abbastanza. La strega non ha abbastanza bandierina per vincere, quindi è sottinteso che dobbiamo vincere. Tocca a me. Lo Piddu. L'attacco. La strega bianca sfera un attacco contro il giocatore che ha pescato la carta. Io difendo con 1 e lei attacca con 3. Piddu perde e diminuisce. La strega ci sta asfaltando. Io sembra un po' di rinforzi, ma niente. Ok. Guardate quanta enfasi c'è in questo show. C'è proprio un crescendo. Attacco anch'io. Attacco. La si è perso e la strega mette una bandierina lì. Turno della strega, rinforzo. Attacca l'ultimo giocatore. Si mette rinforzo la strega. E prende un rinforzo nella cosa attaccante. La strega perde e si rimette a posto. Muori, stronza. Però non perde il territorio ancora. Dopo Massimo lo potrà conquistare. Ok, quindi si inizia il giro e passa il primo giocatore a quella a destra. Hai Piddu, tocca a te. Tocca a me, pesco terrore. Tutte le armate di valore 1 di tutti i giocatori vengono eliminate dal gioco. Ma è una cosa simpaticissima, anche quelle della strega oppure no? No, giocatori. Giocatori. Attacco. Con i 2 o con i 3? Con i 2. Quindi distrugge questo territorio. Oh, e questo è il mio buco di culo. Questa è tristissima. Questa è tristissima. Ultimo turno di Cosimoc. Rinforzi. Il giocatore che ha pescato la carta ha diritto a prendere subito un'armata di rinforzi. Ti pareva quelle da 2 da 3 la fine in massa. Ok, direi che la situazione è un pochino cambiata. Ho conquistato un po' di posti. Mentre Piddu è messo benissimo. Sì, vabbè, infatti, sta cercando un briciolo di armata lì dentro. E che fo. Forci direi, Madonna e palle, li perdo tutti tanto. Che gioco triste. Questi uno del cazzo. Pesco. Madonna. Ha pescato la Madonna. Ramuta in pietra. Il giocatore ha pescato l'arte e deve eliminare dal gioco una delle sue armate. Mi sta andando benissimo al Piddu. Tocca a me, vero? Madonna, ti prendesse fuoco l'uccello. Bene, dunque, dopo svariati turni, Nidio è tornato fra di voi e vi comunica: sì, sono Nidio! Sentite la voce cambiata, che è normale, un piccolo mal di gola, scusatemi. Ma sei proprio spiritoso! Quindi io piglio in automatico un territorio, così a caso, a random. È di Vasla. Ah! Vai, tocca a me. Sì. Tempesta di neve, tocca a te. Piddu, tocca a te. Vai, tocca a me. Madonna.
Tutte le armate di valore 1 di tutti i giocatori vengono eliminate dal gioco. Che armate ho io? Tutte da 1, sì! Io chiaramente mi rinforzo o attacco. Con sette sposto unità. Potrebbe attaccare. Ho pescato un 1. Attacco e... Il signor Tom. Ma io non volevo attaccare, volevo farmi rinforzi. Vabbè, attacco. Vado a pescare, posso fare un altro turno. Vabbè, tutto, rinforziamoci amici a casa. Un bel 2, tanto mi morirà subito. Sicuramente, perché adesso ripeschi. E ora, ripesco e... E nuovo un altro turno, cioè vabbè, qui. Rinforzo, che emozione. Oh, un 3. Io vado ad attaccare Massi. Qua? Sì, dai, mettiamolo lì a caso e facciamo un altro turno. Ma le mie mescolate. Sì. Un altro turno! E ci si rinforza ancora. Questo succede perché c'è molta varietà di carte. Sì, molta. Uno, vabbè, alla fine sotto il 3 così a caso. No, no, ma devo difendere Bruma, Brahma, Pesca ancora. Ah, e pesca ancora? Finalmente è finito. No, magari. Tramuta in pietra. Il giocatore che ha pescato la carta deve eliminare il gioco nelle sue armate. Attaccherai o rinforzi? Ma io attacco. Ho conquistato un posto. È da tanti anni che non si espandeva. Sono arrivato a 3. È cresciuta la barba nel tempo. Io attacco da qua a qua. Sei proprio uno stronzo. Sì, lo so. 1-1, questi sono i veri tiri da fare. Vai, Cosimo. Attacco, la strega l'attacca. Quindi prende 2 attacchi perché dopo attacca te. Io santo. 5-6. Sei e 5. Oh mio Dio, ho vinto. Tocca a Massi. Che avrà sempre la sua solita fortuna e pescherà rinforzi. Guardiamo. Rinforzi. Coraggio, un altro turno, dai. Attacco, mi attacca. Ti attacca, ottimo. Meno male, c'hai avuto un altro turno. Dai, ci si prova al 3 contro 3. 3 contro 3? No. 5 contro 2. 6-6-2. Incredibile, incredibile. Il coraggio dei contadini. I contadini. Faccio e martello. I contadini. Vabbè, a questo punto io parto il contattacco. 3 contro 1. Riprendo. Può riprendere Beruma. Può riprendere Beruma. Un 6. Un 6. Beruma è mia. Beruma è mia. La partita sta per finire, ma Beruma è sempre difficile. Tocca a cosa. Vittoria. Coraggio. Quanto, c'è tanto coraggio in questi ultimi turni. Faccia coraggiosa. È rimasta solo una truppa della strega e provo l'attacco. 2 contro 2 sarà una guerra senza pietà. Se vinco, ho vinto. Direi una constatazione poco dubbiosa. Perché chi vince, vince. No, perché siamo. Come no? 4 e 1. Sì, 5, sì. E quindi mi muore la mia unità. Che fortuna. Adesso peraltro mi attaccano, quindi è di nuovo il mio turno. La forza di Aslan, posso ritirare un dado e riattacco. Un'armata contro un'armata. Fare i rossi tutti a bere. I rossi tutti a bere. A Beruma, diciamo Beruma. Beruma. E quindi attacco con uno. Con uno l'attacco. 2 5. Posso ritirare. E faccio 2. Ho perso un'altra volta. Attenzione, Cosimo ha coraggio, quindi fa un altro turno. Ora prende rinforzi. Mette lì e si prepara all'attacco. Attacchi con i 3. All'1 potrebbe concludersi. Se faccio 5 o 6 però non si conclude. E 2, la partita è finita. Ho vinto. Cosimo conquista l'ultimo posto e si mette una bandiera. Questa è la situazione alla fine della partita. Chi ha più territori è il Piddu e quindi vince il Piddu. Ho vinto. Non hai vinto. Se invece sì. Secondo chi ha la mineria più bella? No! Siamo arrivati alla fine anche di questo mega gameplay di Narnia, Visi con Narnia. Una cosa fantastica, speriamo di avervi convinto a prendere il gioco perché è una meraviglia, cioè c'è cioè una tattica, è proprio impressionante. Salti turni come se non ci fosse un domani. E in alcuni momenti non puoi attaccare, avete visto? Insomma, speriamo lo prendiate perché merita. Merita tantissimo. Vabbè, dai, su, comunque non è terribilissimo. No, viene voglia di pensando sia uno junior. Viene voglia di incidersi la mano con un ferro cucinato. Però a parte questo, no, è molto bello, molto, molto, molto. Ciao. Vai ragazzi, sono arrivato in ritardo, scusate, a cosa si gioca stasera? Ma ha fatto 5-5-5! Sei! Ho vinto, però... Ah, ho vinto te. Cosa dovrebbe essere questo?